Ciao Caterpies e bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Quest'oggi, allora, intanto come potete vedere ci sono le novità che sono le due luci che mi spalaflashano e il green screen alle mie spalle. Questo perché durante le live ho già iniziato a usarlo e a breve cambierò anche quella che è l'interfaccia e la grafica del canale. Semplicemente mi sono arrivate oggi, non ho ancora avuto il tempo di farlo. Ancora per questo video terremo questo format, dopodiché sappiate che cambierà anche questo, così come le copertine, così come la intro. Ci sono sempre un sacco di novità in arrivo, per cui rimanete davvero sintonizzati su questo canale. Andiamo a parlare di Pokémon però adesso. Continuiamo quella che è stata la nostra analisi del torneo di Columbus, l'internazionale americano, e quest'oggi voglio portarvi un mazzo che è da un po' che non faccio vedere sul canale e che penso che abbia comunque diritto a dire la sua. Sto parlando di un Gardevoir GX, Ninetales GX, tutto all'insegna del tipo Fata. Prima però, sigla. Dunque, ecco qua la lista. Visto che il tipo rosa la fa un attimo da padrone, ho deciso di risaltarlo, di metterlo in risalto il più possibile, ok? Dunque, ecco la lista. Questa è la lista, l'ultima versione della lista. Non ho voluto dedicare a questo mazzo lo stesso spazio che ho dedicato agli ultimi due, principalmente perché non penso che lo valga. Alla fine il mio Regigigas è qualcosa a cui sono stato molto 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 legato. Zoroark è qualcosa che ha definito la storia del meta. Gardevoir non così tanto, è un Pokémon che è sempre stato, c'è sempre stato. A volte poco, a volte tanto, a volte è passato un po' in sordina, a volte meno, ma non era così importante come gli altri. Tuttavia ha fatto dei due a Columbus, e lo ripeto, nel momento in cui riesci a passare alla fase successiva di un torneo da 1200 persone, vuol dire che o tu vali, o il mazzo vale, o spesso entrambe. Per cui, certo, la fortuna gioca un ruolo importante in questo gioco, ma non così importante da discriminare tutto il resto. Per cui, Gardevoir Ninetales, chiedo innanzitutto scusa per il Gardevoir di due tipi, uno full art e uno normale, ma non ce l'avevo, chiedo scusa, chiedo umilmente scusa. E ecco qua il Gardevoir, ok? Vi mostrerò sempre quello full art. Se c'è quello normale prefiero non giocarlo, tranquilli. L'abilità dice Secret Spring. Una volta per turno puoi assegnare un'energia fatta dalla tua mano a uno dei tuoi Pokémon. Questo è cumulativo, per cui se ne hai due, se ne hai tre, se ne hai quattro in gioco, puoi dare più energie in una volta. Per questo perché l'attacco Infinite Force fa 30 per il numero di energie assegnate a entrambi i Pokémon attivi, sia a me che te. Questo significa che questo Pokémon darà il meglio di sé contro Pokémon come Charizard e Picacrom, perché tenderanno ad avere un alto numero di energie assegnate per fare gli attacchi. Così come invece al contrario soffrirà molto i control, che di energie spesso non ne giocano proprio, ok? Contando a parte che è un GX, per cui vabbè. Ha resistenza buio, questo significa che Zoroark dovrà soffrire parecchio per riuscire a darci fastidio. Insomma, ci sono una serie di ragioni per cui questo mazzo, giocato in quel particolare torneo, poteva dire la sua. E con calma le andiamo a vedere tutte. Di certo farà sull'assegnazione, il motore di energie, la sua forza. Non dimentichiamoci però una carta, una mossa fondamentale qua dentro, il Twilight GX. Cosa fa il Twilight GX? Mischia 10 carte della tua pila di scarti nel mazzo. Questo significa che noi, oltre alle Fata come energie, abbiamo la possibilità di usare le triple. Le triple che sono molto 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 fighe da usare in questo mazzo, per il fatto che ti danno 90 danni in più così da blade al nulla, e con il GX le si possono recuperare, quindi figo è più figo, insomma, ok? Il mazzo è reso possibile, è reso forte dalla combinazione di tutti gli altri Pokémon di supporto. Solitamente affiancato a questo Gardevoir c'era spesso uno Swampert. Questa versione in particolare ha deciso di non giocarlo per dare più spazio a altro, ok? Che cos'è altro in questo caso? Vulpix. So che non sembra, ma in questo mazzo anche Vulpix è importante, e non poco, perché noi all'inizio, il primo turno, soprattutto se partiamo per secondi, vogliamo attaccare con Beacon.
o pancetta. Io adoro chiamarlo pancetta perché sembra becco, quindi dico becco. Vabbè, noi vogliamo partire con lui. Perché? Perché c'è il cane mazzo senza energie, c'è il cane mazzo, due Pokémon che vuoi te le metti in mano. I due Pokémon, probabilmente uno dei due sarà il Ninetales, perché nel momento in cui lo evolvi, c'è il cane mazzo due addestramenti. Gli addestramenti possono essere tranquillamente Ultra Ball e Candy e ti fai Dumblé Gardevoir al T2, sempre, ed è figo. Ha anche degli attacchi che, contando che abbiamo il Gardevoir, per cui potremmo anche farlo in un colpo, ma non è la nostra arma principale di attacco il Ninetales. L'attacco fa 70 e 30 in panchina, altrimenti con il GX metti KO un Ultra Bestia. Così, da nulla. Gardevoir ci saluterà a post rotazione. Ninetales invece resta, per cui, chi lo sa, magari lo vedremo giocato ancora. Lele ed Edenne sono qua, fermi, fissi. Sono. Non lo so. Inizialmente non mi stava particolarmente simpatico, ma più lo vedo, più sto roditore sembra simpatico. Poi il fatto che mi faccia pescare un sacco lo adoro. Energie, 6 fata e 4 triple. E una vagonata, ma davvero, di carte in 1x. Quali sono le carte in 1x? Gli addestramenti. Perché? Perché il Nantes ce li fa prendere. Per cui sbizzarritevi. C'è qualcosa che pensate che possa esservi utile in una copia? Questo è il momento di metterlo, perché Nantes vi fa cercare esattamente quello che ti serve. Per cui, sei senza supporter? Bene, Pokégear, almeno hai la possibilità di cercare una supporter. Hai un Pokémon in mano che non vuoi scartare col DDN? Communication, lo rimetti nel mazzo e ti vai a prendere qualcos'altro. Candy Ultra Ball, insomma, tutto quello che può servire per far girare questo mazzo. E se giocata al momento giusto in determinate situazioni, questa Wondrous Labyrinth può fare la differenza. È una carta stadio Prisma, ok? Le stadio Prisma sono straordinariamente antipatiche a trovarcele contro, soprattutto se non abbiamo modo di toglierle. Questa in particolare dice: la Pokémon non fata attacca con una in più. I Pokémon non fata attaccano con una in più significa che magari un Pokémon che fa della sua forza il fatto di entrare e attaccare non sarà più così forte, tanto per dirne una, ok? Tutto il resto è consistenza. Nest Ball, Ultra Ball, Candy. E chi vede quante carte ci saluteranno post rotazione. Cercheremo di giocare con quello che rimane e sicuramente ce lo faremo bastare al meglio. Il mazzo è qua, non mi dilungo oltre perché voglio farvi vedere questo mazzo come funziona direttamente all'opera, anche lì in quelle che saranno le ultime partite di questo Gardevoir GX. Per cui, partita, let's play. Dunque, eccoci qua, andiamo ad affrontare Kit. It's time to giocare a Pokémon. Beh, la vinco lancio la moneta, ottimo. Raga, iniziate sempre. Non importa che mazzo state giocando, si inizia sempre. È troppo comodo iniziare. Guadagnate tutto un turno prima, un'energia in più, un'evoluzione in più. Iniziate, raga. E noi iniziamo anche bene perché abbiamo un Vulpix, Nest Ball, Lili, tanta roba, insomma. Energia da fare con la Viridian. Contro cosa sto giocando? Vabbè. Vabbè, non importa, non poniamoci troppi problemi. Viridian, energia e Lili. Peschiamo quanto più possibile, va? Allora, posso mettere giù un altro Vulpix? Voglio farlo? Sì, assolutamente. Dopodiché vediamo, ho già Candy, Ultra Ball. Posso evolvere. Mi fermo qua. Mi fermo qua più che altro perché non ho idea di che cosa stia facendo il mio avversario. Fake out. Non ho idea. È anche il bello di giocare online, no? Trovi spesso e volentieri la qualunque. Ah, è uno Zoroark. E non potevi dirlo subito. Judge. Speriamo di pescare comunque qualcosa. In realtà il nostro qualcosa è un Ninetales, ci basta un Ninetales. Allora, con il Ninetales noi possiamo già iniziare ad attaccare per dare fastidio, ma per fare ciò ci servono una interessante combinazione di carte. Per cui direi che a meno che non pesco il Ninetales, la cosa migliore da fare è andare di Cinzia. Come
Cosa ha pescato l'amico Fritz qui con il judge? Allora, vediamo un po'. Energia e scienze. Ninetales c'è. Allora, Ninetales c'è. Sì. Sì, per favore. Prendo la caramella rara che mi serve per evolvere qua. Dopodiché, cos'altro mi può servire? Dopodiché. Ho una Lily da fare dopo. Prendo l'energia. Facciamo così, vai. Sono così, sono tranquillo. Candy, evolvo in Gardevoir. Io ho già assegnato un'energia, ok? Tuttavia, il potere di Gardevoir, come abbiamo detto in precedenza, mi dà la possibilità di assegnarne un'altra. L'assegno avanti. Nestball, prendo un altro Ralts. Snowy Wind 70 e 30 allo Zorua con l'energia. Casissimo proprio. Cioè, dire che se lui mi tira fuori. Però io il Dugong l'ho scartato, per cui mi sono permesso di assegnare, di mettere giù tutte queste cose in panchina. Cioè, dire che se non avessi scartato il Dugong, probabilmente con una carta mi avrebbe potuto fare male, 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 male. Ok, allora esce di Zorua. Due carte. Oh, Zorua che? Wow. Non male, amico mio, non male. Col Machado mi toglie energia, ci sta. Io posso continuare a fare i premi, tra virgolette, facili dietro. Tutto questo è possibile tuttavia solo se pesco un Guzma. Adoro sto gioco quando fa così. Vediamo, 3, 6, 9, 12, 15, 18. È anche vero che potrei semplicemente ritirare e fare il capo. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Questi 30 danni che ho messo vuoi dire che mi vanno a salvare così? Beh, non male. Lily. Sì, se non ho fatto male i conti dovrebbero essere giusti giusti per il KO. Quanto ci piace questa cosa. Ok, io perdo l'energia, tripla, ma va bene lo stesso. Lui ha sempre una doppia assegnata. La cosa non mi spaventa più di tanto. Io ho decisamente altre energie nel mazzo. Allora, ci sono un po' di cose che posso fare. Diciamo che quello che più mi preoccupa in realtà è il suo Naganadel, ok? Per cui, qualora riuscisse a mettere in campo il Naganadel, andrebbe a tre premi. Mi darebbe fastidio più che altro. Per cui io sono a. Senza senso quell'oranguro. Vorrei fare capo il ditto più che altro. Mi servono le energie per fare ciò.
Ho un Dead End che non mi dispiace per niente usare. Mi fa 100 danni. Max Potion. Metti in campo la stadio. Poké Gear, vediamo se trovo qualcosa. Cinzia. Ti prendo qua, va. Rescue. Prendo un Pokémon dagli scarti ed è Kirlia. Posso curarmi o andare a fare il KO dietro. Mi serve qualcosa quel KO, cioè sì, mi servirebbe un sacco quel KO dietro. Però anche curarmi e andare a fare il KO sarebbe una gran figata. È anche vero che anche qualora non mi curassi, non è che il mio avversario mi mette particolarmente paura, eh. No, sapete cosa vi dico? Io non mi curo. Vediamo cosa spesco. Ah, io così ho il KO. È anche vero che ho il KO anche da dare dietro. Devo scegliere. Se do il KO dietro, ah, ma no, il KO dietro non riesco a farlo. Non ho più il gusto. Niente, scherzavo. Secret Spring. Una, due e cinzetta. Penso proprio che il KO lo darò davanti a sto punto. Che non arrivi. 3, 6, 9. 3, 6, 9, 12. 15, 18, 21. Infinity Force per il KO. 1 e 2. Ora, c'è da dire che questa stadio, contando che lui ha usato il Marshadow per togliermi la precedente, questa stadio fa sì che... Ah, posto, mettere Persian. Wow, per un attimo mi ero spaventato. Dicevo, questo è già più antipatico. Questa stadio fa sì che a lui serva necessariamente un'energia in più se vuole attaccarmi. Mi rimane un premio. Mi rimane un premio che posso fare su quell'adorabile Mew che mi ha appena messo in campo. Ho un Guzma. Mi servono due energie. Due energie che provo ad andare a prendere con un altro Dedenne, Lili, cose così, insomma. Stiamo affrontando uno Zoroark, ragazzi, ok? Uno dei mazzi più forti del formato. Finora lo stiamo affrontando anche con discreto successo. Chissà se si è ricordato della stadio. Chissà se si è ricordato della stadio. Secondo me non se n'è ricordato. Sta tradando disperatamente alla ricerca di salvarsi in co. Ah no, ok. Ah, per scattarne una vuol dire che almeno un'altra ce l'ha. Ok. Quindi il mio avversario si ritrova già fuori con un bel po' di carte. Il mio Gardevoir sparisce. Direi che posso mandare davanti un Ninetales. Allora, non ha giocato Naganadel, per cui sono abbastanza tranquillo. Ah, questa staglia non ci voleva. Questa energia non ci voleva. Più che altro perché non me ne sono rimaste tante.
Vediamo. Ultra Ball. Scarto una e due. Vediamo un po' cosa mi è rimasto nel mazzo. Una, due più l'Energy Recycle System. Massima fiducia nel roditore. Roditore, a te. Sì. No, il roditore mi ha deluso. No, non è vero che mi ha deluso. Bravo roditore, bravo, bravo. Non mi ha deluso. Perché? Perché c'è ancora il Ninetales. Per un attimo me lo stavo dimenticando. Mi stavo chiedendo, caspita, mi manca l'energia. Ma invece no, non mi manca l'energia perché il Ninetales me la dà. Grazie. Tra l'altro, anche qualora non volessi attaccare in questo turno e fare il GX, guardate, ho un campo che chiamarlo settato è dire poco. Energy Cycle System, prendo un'energia e me la metto in mano. Zoroark battuto, raga, buona la prima, la chiudiamo qui. Basta, dai, non faccio vedere altro. Ho battuto Zoroark, sono contento, sono soddisfatto, finiamo, dai. No, scherzo, 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 non ho paura di nulla con Gardevoir. Però già alla prima fare fuori il far fuori il guard lo Zork non è affatto male. C'è da dire inoltre che nei momenti in cui io avevo la Stabio in campo, ok, il Naga nell'eventuale Naga nel GX del mio avversario ci avrebbe messo, non poteva uscire con la tripla, ok? Perché non poteva uscire con la tripla? Per il semplice fatto che gli serviva un'energia in più per attaccare. Wow, partire di Mono Deden è sempre una tristezza. Partire di Mono Deden contro un Gyarados è ancora più triste. Ok, dai che forse il mio avversario non c'ha nulla. Ritiro, mando davanti Vulpix. Ok. Pancetta! E mi prendo uno e due. Stiamo giocando contro un Gyarados. Un Gyarados che io personalmente non apprezzo per nulla. Per il semplice fatto che quanto spesso. Ora, il mio avversario non ha nulla in mano. Ok? E non ha nulla in mano e lo capisco dal fatto che non ha proprio fatto nulla. Ha soltanto un Gyarados. Per cui vediamo se riusciamo a dare il KO a questo turno, va? Caramella rara e prendo uno. Ho un'energia lì, sono tentato quasi col Naganadel di andare a fare un altro Gardevoir, sapete? Sì. Sono 3, 6, 9, 12, 15. No. Altrimenti sono 3, 6, no. Uno. Due. Non è vero. Uno e due. Sì. Voglio cercare di pescare quanto più possibile. Ok. Poke Gear a vuoto. Lili. Ma la ricerca della tripla. Tripla mancata. Ultra Ball. Scarto
scarto una e due. Roditore, vieni a me. Scarto una, prendo un'energia. Nestball. Togliamo carte del mazzo. Cerco la tripla. Raga, ci terrei a farvi notare comunque quanto abbia girato questo mazzo finora. Non poco. 3, 6, 9, 12. Mancata la tripla. 20 carte rimaste nel mazzo. La tripla mi è mancata. Peccato. Allora, gli faccio comunque 120. Per il semplice fatto che qualora il mio avversario adesso pescasse un Pokémon, io potrei fare 70 e 30 con il Ninetales. Ma no, il mio avversario non ha nulla. Non mi piace. Gyarados è proprio il nulla. Probabilmente il mio avversario avrà solo energia in mano. Quel mazzo mi gioca tipo 35, una cosa del genere. No, lasciate perdere. Dai, buona la prima, buona la seconda. Vai, Gardevoir. Ogni volta che gioco mazzi come questi, mi sembra di sentire tipo il pubblico di Detective Pikachu. Non so quanti di voi hanno visto il film al cinema, io sì, l'ho amato assolutamente. E sentivo wow. Tra l'altro, nota interessante di Detective Pikachu, c'ero anch'io nel film. Più o meno, nel senso che durante la cerimonia di apertura dei mondiali c'erano il regista e i due attori del film lì sul palco che con tutto il loro materiale scenico, con tanto di microfono, si sono messi a registrare tutti noi che facevamo Pikachu, Charizard, facciamo il pubblico, insomma, tutto quel pubblico che avete visto poi nel film, tutte quelle voci di sottofondo eravamo noi, tutti i giocatori, i genitori e gli spettatori presenti per quel torneo. È stato bellissimo, ci siamo sentiti davvero partecipi di tutto. Sono contro un Malamar, ok. Malamar, cosa dico io a Malamar? Vado di Vulpix, sicuramente. Sicuramente la mia mossa principale è quella di andare avanti di Vulpix. Perché? Perché Vulpix è in grado di dare fastidio facendo danno, quei 70 e 30 in grado di mettere KO i Malamar in panchina. Questa è principalmente la strategia. Per cui, vediamo un po'. Allora. Ultra Ball. Scarto 2. Prendo un altro Vulpix. Sì. Energia. Dietro. Metti che assurdo mi mette KO davanti. Allora, vediamo un po'. Ho già il Ninetales. Deden no, non ti uso per ora. Prendo 1 e 2. In effetti avrei potuto fare la Viridian al cercare di energia, però vabbè, pazienza. Allora, Tapu Koko mi mette fastidio? No, non particolarmente. 20 a tutti, hai voglia prima che arrivi a darmi davvero fastidio. Oh, avere in campo invece quell'ele sarà devastante per lui. È sicuramente una pappa che cammina per me. Due premi facili facili. Vediamo perché l'ele. Probabilmente Cinzia, la sua mano, deve fare davvero schifo. Cioè, per arrivare al punto da mettere in campo un GX. Sì, si vede che ha pescato davvero male.
Ora, lui sicuramente farà Cinzia, quindi andrà a rifresciarsi la mano, cercare altre 6. Il mio obiettivo adesso è fare KO questo Inkai, qualora non si evolvesse, o altrimenti fare 70 e 30 in Malamar, in modo da poter fare poi il doppio KO. Perché mai ha segnato un'energia lì? Boh, vabbè. Ah, non fa Cinzia, mi fa il capo al Vulpix dietro. Sei un babbo. No, non ha senso. Non ha senso questa mossa. Vabbè, contento lui. Ora, devo decidere. Io le energie probabilmente ce le ho anche. Quello che potrei non avere è il Guzma. Come faccio a prendere un Guzma? Facciamo così, va. Che se mi gira un attimo, questo qua lo faccio KO. Per cui, Ninetales. Sì. E prendo Caramella Rara sicuro. Vabbè, allora. Sono 3, 6, 9, 12, 15. Vabbè, se mi arriva il Guts, ma di certo non lo rifiuto. Guts, ma chiamo davanti Inkai e questo premio a gratis. Energia dalla mano, Viridian, scarto. Scarto Cinzia. Scarto Secret Spring. Settanta e 30 dietro, prendiamoci il capo. I Malamar in questo mazzo sono le cose più importanti da andare a prendere, per cui Malamar tutta la vita, assolutamente. Poi ho una Rescue Strike, ho pescato la Kenny, posso fare un altro Gardevoir. Penso che a questo punto lui dovrà giocare la Cinzia, perché se non l'ha fatta prima e già era risicato, probabilmente ha bisogno di farla adesso. Eccola qua. La cosa interessante è che io in questo momento sto mettendo pressione al mio avversario, ok? Se lui per caso gioca un altro Inkai, io ho sempre la possibilità di andare a fare i KO 70 e 30. Ora è anche vero che adesso questa possibilità mi è un attimino preclusa, però. Mamma mia, un'altra energia allele. Il mio avversario deve essere davvero disperato. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. Prendo un Pokémon dalla pila degli scarti. E allora, vediamo. Prima Lili. Ho pescato una tripla. Nest Ball. Allora, vediamo un po'. Prendo un Vulpix per il semplice fatto che scartando le carte che ho in mano adesso, non mi sarà più possibile giocare altri Gardevoir, per cui. Un'energia, per favore? Eccola qua. Secret Spring. Più o meno, se vuoi vederla così. Quanto
Quanti sono? Scusa, 270. Vabbè, prendiamoci questi due premi, va. Ok. Ora, nel mazzo ho ancora delle carte che sicuramente mi saranno d'aiuto. Dovrei avere ancora un Dedenne che mi sembra di averlo visto prima. Sicuramente Max Potion, qua. Dopodiché vediamo, il mio avversario ha solo tre... Cioè io ho già tre premi rimanenti. Il mio avversario non è messo esattamente bene, eh. Raga, ce lo facciamo sto 3 su 3 col Gardevoir? Eh? Potere alle fatine. Potere alle fatine, davvero, raga. Pink is the way. Ok, questo sarà probabilmente il titolo il titolo in inglese del video di oggi. Pink is the way. Fairy is the way. Questo Gardevoir Jinx ci saluterà a post rotazione, ma il suo amico ancora più grosso col Sylveon rimane. E sarà qualcosa secondo me di straordinariamente interessante. Andremo settimana prossima o quella dopo a vedere sicuramente il video. Ragazzi, abbiamo fatto fuori Malamar, Zoroark, ci mancavano soltanto i tag team, ma non ho particolarmente paura dei tag team. Insomma, più sono grossi, più fanno rumore mentre cadono, e quelli sono davvero grossi, per cui non lo so, provatelo, raga, se vi interessa e se avete già le carte, provatelo. Di certo, non focalizzatevi su questo se non avete le carte, perché tra poco sparirà, però all'insegna della analisi di Columbus, questo era uno di quei mazzi che ancora ci tenevo a far vedere. Spero che il mazzo vi sia piaciuto, ragazzi. Così fosse, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto col prossimo video. Ciao Caterpies!